dovrebbero fare i cittadini, pensare a lavorare, a crescere i figli, eccetera. Invece loro sacrificano il tempo per colmare una serie di lacune. Allora, io ho pochissime cose semplicissime da dire, che l'azienda Save è un'azienda come qualsiasi altra, in Italia ne abbiamo 4 milioni e le leggi sono giuste, sono troppo morbide, sono da modificare, ecco, su questo sicuramente si può discutere, ma non si può discutere sul fatto che qualunque soggetto che opera in Italia deve rispettare la legge. Quindi il mio ruolo non è un ruolo di parte, io non ho, come parlamentare io ho un ruolo, come si dice, super parte, se devo semplicemente accettare che le regole vengano rispettate. E siccome ci sono delle cose già oggettivamente non rispettate, perché ricordo a me stesso che le precedenti commissioni VIA avevano già imposto dei lavori da far fare all'aeroporto di Treviso, fognature e altre cose che non sono ancora state fatte, ricordo a me stesso che l'aeroporto di Treviso è l'unico aeroporto che ha questo numero massimo di voli prescritto, cosa che negli altri aeroporti non c'è, e anche lì bisogna chiedersi perché l'aeroporto di Treviso ha questo numero. E naturalmente, come diceva il signore prima, c'è questo problema oggettivo di questi allevamenti di pesci che sono chiaramente un forte richiamo per gli uccelli, e i dati ufficiali ci dicono che una grossa percentuale di incidenti è dovuta agli uccelli che finiscono nei motori degli aeroplani. Quindi c'è lo sforamento del rumore che è stato certificato dall'ARPA un anno fa, 2 anni fa, quello che è. C'è la valutazione di impatto sanitario che ora per legge deve essere fatta in tutte le occasioni in cui ci sono questi sforamenti di rumori, che va fatta. Quindi semplicemente la legge va rispettata. Come battuta finale ringrazio tutti i giornali che hanno finalmente capito che un politico del nord riesce a gestire un ministero di Roma e un ministro che è del sud. Quindi potete andare orgogliosi del fatto che finalmente avete un politico del nord che riesce a fare queste cose. Posso fare una piccola domanda? Dai. Una domanda, Onorevole, lei è vicino al potere, quindi capisce meglio. Nel 2007 il Ministero aveva espresso un parere interlocutorio negativo verso la prima proposta che fece Save, la presentò nel 2002, si è trascinata fino al 2007, dove c'è sospensione, eccetera. Ma in data 14 maggio 2007 il Ministero dell'Ambiente ha posto il limite, il vincolo dei non potrà effettuare un numero totale annuo di movimenti superiore a circa 16.300. movimenti, aggiungendo: in caso di inadempimento nei termini indicati, lo scrivente ministero, il MATM, lo scrivente ministero attiverà, con la collaborazione della Regione Veneto e dell'ARPA Veneto, tutte le iniziative di tutela che si dovessero rendere necessarie. Tutte le iniziative di tutela per mantenere l'ordine, l'input dei 16.300. Bene, 2007, vi leggo l'andamento dei voli che c'è stato per curiosità. Questo limite è stato ribadito nei pareri del 2013, negativo, pareri negativi 2 nel 2014, in cui dicono sempre sino alla conclusione del nuovo procedimento di VIA, valutazione, non dovrà essere superato il numero di voli già indicato nella nota DSA del 2007. Ma la domanda è, onorevole, ma se il MAT, il Ministero dell'Ambiente, nel 2007 si era impegnato a garantire e a tutelare questo limite posto, come mai che in tutti gli anni successivi il gestore ha fatto quello che ha ritenuto di fare per i suoi interessi con un incremento costante di numero di movimenti e nessuno è mai intervenuto? Domanda. Noi stiamo constatando l'assoluta assenza da parte di chi di dovere nel far rispettare quello che il Ministero ha già sentenziato. Cioè, è sua competenza. Ma la domanda è: chi è che deve assumersi la responsabilità, allora, di fare questo? Intanto invito sia Scarabella che Zanoni ad accomodarsi e a dire la loro, perché ovviamente come regionali, diciamo, sono. Le dico
16.300 in partenza, quest'anno arriviamo a 25.000. Tanto per dargli un'idea. Allora, io ribadisco solo che sono mesi che sto seguendo la vicenda, o meglio, sono anni che sto seguendo, adesso siamo in maggioranza, diciamo, da quasi 2 anni, quindi ci siamo ancora di più. E quindi le mie interlocuzioni col Ministero ci sono, come? Ovviamente quella di prima era una battuta, il Ministero è il potere esecutivo e ha la sua autonomia e indipendenza, però questo non toglie che io ci parlo continuamente. E vi assicuro che tutte le documentazioni, tutte le osservazioni, i nuovi dati vengano, diciamo, arrivino dove devono arrivare e vengano presi in considerazione. Quindi io quello che posso testimoniare guardandomi tranquillamente negli occhi è che io continuerò a starci sopra a questa situazione. E so che sicuramente Simone aveva una cosa da dire relativamente al fatto che è 17 anni che andiamo avanti con questa storia, poi sicuramente anche Andrea ha una lunga esperienza su questo, per cui vi lascio tranquillamente. Solo la battuta che, a parte che a leggere i giornali, l'altro giorno mi sono precipitato in aeroporto per vedere se gli aerei decollavano, perché sembrava che aveva, con questa mossa di girotto, passato all'aeroporto, e mi sembra che anche voi che ci vivete là, gli aerei continuano ad andare su e giù. Quindi questo blocco dello sviluppo, se non altro, non è immediato. Seconda battuta, visto che sono 17 anni appunto che questo iter è in essere, insomma, con vari invii eccetera eccetera, anzi pareri negativi, vorrei solo ricordare a me stesso che per circa 2-3 anni Zai ha pure fatto il ministro, mi sembra, a Roma, e quindi se questa questione era di primaria importanza per questo territorio, magari da ministro non competente, ma magari in Consiglio dei Ministri, poteva ricordare qualcuno di dare il parere se ci teneva così tanto, perché sembra sempre che queste cose esplodono dall'oggi al domani. Adesso arrivano i 5 Stelle e sono la causa del blocco del paese, il Mosano va con i 5 Stelle, l'aeroporto 5 Stelle, l'Ilva 5 Stelle, l'Alitalia 5 Stelle, cioè sono cose che sono ferme da 20-30 anni e arrivano i 5 Stelle e bloccano tutto sulle cavallette. Quindi magari in quei 2-3 anni che era ministro qualcosina poteva farla per il suo territorio oltre al Prosecco, insomma. Quindi mi permetto solo di fare queste semplici battute, che se noi blocchiamo tutto, forse perché qualcuno, quando che invece voleva accelerarle, quando era a posti giusti, non ha fatto bene a manta cippa, insomma, per fare questo, per fortuna, da un altro punto di vista. Però adesso che non si accusi 5 Stelle di bloccare tutto, perché insomma credo sia una barzelletta che insulta l'intelligenza di lei, almeno di una buona parte, io spero. Questo è quello che ho da dire. È ingeneroso Montagna, perché adesso ci darà una bandiera per ogni neonato del Veneto, quello è utile. Sto scherzando, naturalmente. Io penso che il ministro ha fatto molto bene a chiedere queste ulteriori verifiche, perché di mezzo ci sono molti aspetti che, come abbiamo sentito, non sono stati approfonditi. Tra l'altro ricordo che nella nuova direttiva VIA del 2014, di cui sono stato relatore, si parla anche di salute, che è una novità rispetto alla valutazione di impatto ambientale, quindi è giusto che queste verifiche vengano fatte fino in fondo. Chi amministra dovrebbe essere contento, perché prima viene la tutela dei residenti, dei cittadini, della loro salute e dell'ambiente, e dopo vengono altri interessi, cioè la salute deve essere prioritaria. E sul fatto di questi movimenti, come diceva Corradetti prima, che tra l'altro ringrazio perché è stata la mia fonte di informazioni, come ringrazio tutto il comitato, come hanno fatto chi mi ha preceduto, perché il lavoro che è stato fatto è stato egregio, perché io, ce ne sono tanti comitati, ma questo comitato in particolare è un comitato che è sempre sul pezzo, che approfondisce tecnicamente e giuridicamente tutti gli aspetti, e questa non è una cosa da poco, insomma, quindi il sostegno poi anche ai cittadini, che è importantissimo. Allora, questi 16.300 movimenti che erano stati decisi, in realtà poi sono, abbiamo visto col master plan, diventano 22.500, e difatti se uno va a vedere i 24.500 reali, diventa praticamente una sanatoria questa qui, di fatto una sanatoria. Il fatto che abbiano sforato e nessuna autorità sia intervenuta e che tutto passi, insomma, questo la dice lunga, veramente la dice lunga.
sulla questione della sanità e della salubrità dell'ambiente, ricordo che siamo in procedura di infrazione come Regione Veneto. Giusto giovedì in Commissione Ambiente abbiamo esaminato le quattro procedure di infrazione, cioè la violazione delle norme europee di cui è colpevole la nostra regione. Una delle quattro procedure, che secondo me è la più seria, è quella sulla violazione della qualità, della direttiva sulla qualità dell'aria. E quindi siamo in procedura di infrazione, rischiamo una sanzione, il particolato purtroppo è fuori controllo, non riescono ad abbatterlo perché fanno anche pochi interventi, pochi finanziamenti di tecnologie utili per. E quindi abbiamo l'Agenzia Europea per l'Ambiente che ci dice che ogni anno in Italia muoiono prematuramente tanto 2.000 persone, queste sono concentrate in Pianura Padana. In Pianura Padana abbiamo già una situazione terribile, figurarsi avere un punto di inquinamento come questo fuori controllo, perché dai 16.000 siamo passati ai 24.500, concentrato in quest'area, che cosa significa? Quindi parlano di 100 milioni di danni al settore, ma è possibile che si guardi tutto sempre solo il punto di vista economico? Cioè i cittadini, la loro salute. Sulla questione della ZSC, sito di importanza comunitaria, che cosa dice l'ente gestore della ZSC, della zona speciale di conservazione? Che cosa dice l'ente gestore? C'è un ente gestore per ognuna di queste zone, è previsto per legge. Ecco, in anticipo c'è un'altra procedura di infrazione, perché il Veneto ha istituito, prima si chiamavano SIC, dopo sono diventate zone speciali di conservazione, ma non ha mai istituito gli enti gestori, non ci sono gli enti gestori, quindi sono delle entità senza un ente responsabile al quale si potrebbe fare appello, viste tutte queste violazioni. Abbiamo fatto bene a fare denuncia. No, ho fatto benissimo, bisogna sempre mettere le mani avanti. Poi se consideriamo sull'inquinamento, che con dati che si trovano un po' dappertutto, che un aereo inquina quando si sposta con 600 auto euro zero, moltiplichiamo. Capite insomma che i certificati impongono con le ordinanze vincoli e super vincoli e dopo abbiamo un impatto del genere. Ma l'altra cosa è il clima. Adesso si parla molto dei cambiamenti climatici, uno degli apporti di anidride carbonica principali è il traffico aereo, è il low cost poi, perché sono fuori controllo, il low cost costano poco e quindi tutti si spostano. 10% è da incontro. Pensate, ma in prospettiva io credo che siano così accaniti, perché in realtà l'obiettivo non sono i 24.500 o i 22.500, io penso siano molti, molti più. Perché, e questo si capisce dalle dichiarazioni dello stesso governatore, all'indomani dell'approvazione del nuovo sito area UNESCO delle colline del Prosecco, dove ha detto che abbiamo un potenziale e dobbiamo arrivare a 1 milione di turisti in più. 1 milione di turisti in più, da dove arrivano? Arrivano qua in macchina? Beh, capite che qua siamo sull'ordine di altri 5-10.000 movimenti in più rispetto a quelli attuali. Questo è il vero obiettivo, per quello sono così accaniti, perché per loro questo è un primo obiettivo. In realtà, ma questo lo dicono loro, sono tutte affermazioni che dicono loro, in realtà c'è da aspettarsi che puntino molto molto più in alto. Quindi dico, meno male che c'è stato questo intervento del Ministero dell'Ambiente, perché sarà orporato ogni approfondimento a tutela naturalmente della salute. Consentitemi ancora una cosa, vi chiedo scusa, all'inizio ho fatto sempre fuori perché fuori c'erano i giornalisti che hanno voluto riprendere, adesso vediamo tutto quello che ho detto, vediamo cosa uscirà. Qui ho una cosa, volevo dirla se c'erano i giornalisti all'inizio, adesso mi hanno già ripreso e quindi bene così. 3 anni fa c'è stata una speculazione sul mercato elettrico, io me ne sono accorto, l'ho denunciata, il Tribunale di Milano l'ha bloccata e ha bloccato quegli aumenti della bolletta per 1 miliardo di euro, 2.000 miliardi di lire. Voi avete letto una riga sul fatto che il senatore Girotto aveva denunciato questa cosa e ha bloccato un aumento di 2.000 miliardi di lire? Assolutamente no.
Sto lavorando per quanto riguarda un ulteriore abbassamento della bolletta elettrica per fare in maniera che tutti i condomini possano finalmente installare un impianto sul tetto. Stiamo parlando di 20 milioni di italiani, stiamo parlando di 1.200.000 condomini che in questo momento non possono mettersi, o meglio, non ha un senso economico che si mettano l'impianto sul tetto. Io sto lavorando da 2 anni a una norma e siamo addirittura d'arrivo per fare in maniera che finalmente la gente possa abbassarsi il costo della bolletta. 20 milioni di italiani su 1.200.000 condomini. Avete mai letto una riga su questo? Sto lavorando su una cosa su cui non si vuole scrivere una riga, che sono i rifiuti nucleari. I rifiuti nucleari che ci rimarranno per 200.000 anni. Quindi non i nostri, no, non i nostri nipoti e pronipoti, ma stiamo parlando di 200.000 anni. Ci sto lavorando da 7 anni, adesso di 2 anni siamo al governo e quindi ho fatto un affare assegnato su questo, sono andato a visitare 5 siti in cui vengono collocati questi rifiuti in maniera temporanea, perché la legge ci impone di costruire un deposito definitivo. Avete mai letto una riga su questo? Sto lavorando per risolvere quello che è una situazione legata all'articolo 10, che ovviamente non sapete cos'è, ma afferisce centinaia di migliaia di imprese del settore dell'edilizia, che è un settore che ha visto 500.000 di posti di lavoro in meno negli ultimi anni, e sicuramente non avrete letto una riga anche su questo. Per cui questo avrei voluto dire ai giornalisti presenti, ma ovviamente non riferito ai giornalisti presenti, ma chiaramente ai direttori dei giornali e dei canali televisivi. Sappiate che l'ultima volta che mi hanno chiamato per chiedere un parere sul fatto che il sindaco di Jesolo non dava la piazza principale a Di Battista, che doveva fare il comizio. Quindi voi avete davanti immeritatamente il presidente della commissione industria, commercio e turismo, ed è il soggetto che decide quali leggi vanno portate avanti, perché se io dico no, una legge non va avanti, e questo è il potere non mio ma di tutti i presidenti di commissione, e io sono della commissione industria, commercio e turismo e non mi viene mai chiesto nulla su quello che faccio. Ecco, questo ditelo ai cittadini di Treviso, perché io sono di Treviso. Grazie. Vorrei dire una cosa, oggi no, è il 75° anniversario dell'ICAO, che è l'Organizzazione Mondiale dell'Aviazione Civile, e l'hanno dedicata all'aviazione sostenibile, ok? C'è una protesta di tutti i comitati del mondo, no, perché noi abbiamo contatti insomma con tutti i comitati del mondo e anche quelli d'Italia, no? Per richiedere in questo giorno di mettere una tassa sul gasolio aeronautico. Perché? Sul cherosene, sì, si chiama cherosene. Ok, quindi voi sulla vostra pagina Facebook scrivete il GAO metti la tassa sul cherosene, che ce ne stanno milioni oggi in giro per il mondo che protestano per, cioè, far sì che questo settore diventi relativamente come tutti gli altri, che siamo quelli che potenzialmente inquiniamo di più adesso. Anzi, sono. Grazie. Voglio una cosa. Secondo me, domanda loro. Paraoli, no, siccome avevi detto tu che versare per passare Marchi è un tonno, un trota. Sì. Invece Marchi secondo me è l'italiano medio che sa che le cose, pagando e avendo gli agganci giusti, si possono fare in Italia. Questa è la realtà, purtroppo. Io più del trota. Devo chiedere una cosa ai politici, che forse sanno le denunce, no? Allora, secondo voi un amministratore, che senza girarci tanto intorno è il sindaco Conte, che non ottempera alle proprie responsabilità, cioè che di fronte a un'evidenza di pericolo per la salute pubblica non prende dei provvedimenti, è denunciabile? Va denunciato? Oppure cosa deve fare il cittadino? Allora, io non conosco alla perfezione quelli che sono i doveri di un sindaco, e mi scuso per l'ignoranza. Diciamo che qui siamo in una situazione che
va suffragata da tutti i possibili fatti. Io quello che dico è questo: se 15 anni fa la politica, quando la Miteni iniziò a produrre i suoi materiali e inquinare di PFAS, se la politica si fosse immediatamente attivata, non saremmo arrivati dove siamo adesso, che abbiamo la seconda falda d'Europa più grande e inquinata da PFAS che dureranno centinaia di anni. Quindi la politica ha il dovere di avere un eccesso di prudenza. Piuttosto possiamo essere colpevoli di eccesso di prudenza, ma mai di difetto di prudenza. Ora, ci sono delle situazioni già conclamate oggettivamente di sforamento e di illegittimità, quindi direi che qualsiasi amministratore della cosa pubblica dovrebbe attivarsi. Se non lo fa, se sta immobile, io, cioè, qual è la gerarchia? Chi è che controlla il sindaco che è immobile, cioè, è affetto da immobilismo? Io, questo, e non... direi una cosa, se si tratta di un'omissione per quanto riguarda ad esempio l'applicazione di una sanzione, prima ancora Vedi diceva che pare come paraone che il sindaco di Quinto ha elevato una sanzione seppur minima da 3.000 euro, mentre la stessa richiesta fatta a Treviso è lì giacente. Esatto. No, siccome si tratta anche di fondi, di denaro pubblico, perché è denaro che poi viene incassato dal pubblico, credo che potrebbero esserci gli estremi per fare un esposto alla Corte dei Conti per un danno erariale, pur minimo, ma effettivamente... Cioè il fatto che non abbia emesso nessuna sanzione? Se c'erano gli estremi ed era obbligato a farlo, non l'ha fatto... Questo è interessante. Questo potete valutarlo. Insomma. Quindi come comitato... Abbiamo fatto la Corte dei Conti, per quanto concerne la mancanza delle centraline idonee a rilevare le progettive antirumore. Il danno erariale però è molto più preciso, sì. E noi l'abbiamo fatto su questo aspetto. Altra cosa ridicola, io ho un piccolo impianto di energia elettrica che secondo il comune di Treviso disturbava, era 62 decibel, era di 2 decibel fuori norma di legge, mi ha dato una multa di 2.000 euro. Ho fatto fare le analisi acqua da casa mia per il rumore aereo. Centralina elettrica? Questo a casa mia, ho questo impiantino, mi ha dato una multa perché è un po' fuori rumore. Gli aerei li ho fatti misurare a casa mia, il rumore aereo totalmente fuori norma, e il sindaco non ha emesso nessuna ordinanza e non ha dato la multa. Per quello forse quella della Corte dei Conti è interessante. Sul danno erariale. Sul danno erariale. Mi piace questo. La Postilla, ho parlato con uno dei più importanti del movimento Terre Montana ed era amareggiato perché si sentiva un po' abbandonato dai 5 Stelle e ci sono ancora dei grossi problemi, a parte che un'opera che ci costerà la vita di Dio, al di là di delle pubblicazioni che dicono che costerà X milioni, quando ultimamente qualcosa di più, se pare siano arrivate sulle 9 miliardi, sbaglio. Facciamo 15. Quindi il Veneto è mai combinato, perché ascoltavo su Antenna 3 notizie proprio buttate lì in maniera dozzinale, così che noi veneti siamo un po' quentoni, ma veramente siamo comunitari, quentoni, amministrati. Non volevo adesso fare di... All'inizio, quando è stato denunciato il fatto di che tipo di sviluppo vogliamo, ma è chiaro che tutto quello di cui stiamo parlando, tutti i problemi in Italia, sono tutti problemi culturali, perché se vogliamo la moglie ubriaca e la botte piena, se vogliamo tutte le comodità, se vogliamo con l'auto arrivare davanti alla scuola dei bambini per metterli giù perché non possono fare 10 metri a piedi, insomma, se vogliamo tutto, se vogliamo tutti i diritti e non vogliamo nessun dovere, è chiaro che siamo sempre in questa situazione, andremo sempre peggio. Per cui è ovvio che il problema è culturale ed è dappertutto. Se vogliamo passare sopra l'ambiente, passare sopra la salute e mettere solo il profitto al primo posto, è chiaro che siamo in questa situazione. Io sono 20 anni che denuncio quello che è lo strapotere delle banche, ma mica lo denuncio io, lo denunciano tutti coloro, diciamo, che hanno un minimo di cultura. Però vedete, siamo ancora in questa situazione, che in Italia c'è un unico istituto che fa finanza etica, tra l'altro sappiate che in Italia c'è una legge dal 2016 che definisce cos'è la finanza etica e definisce quando un istituto bancario può
mettersi il bollino di istituto di finanza etica, perché deve rispettare 6 criteri. In Italia ce n'è uno solo ed ha solo 40.000 soci. Io dico solo perché sono pochi 40.000 soci, eppure è il più grosso problema mondiale, quello delle banche, dei prodotti finanziari derivati. La crisi, le conseguenze della crisi del 2008 le stiamo ancora pagando, però la stampa non vi dice che siamo in un'altra bolla finanziaria che è ancora più grande di quella del 2008. E questo dipende moltissimo da ciascuno di noi, perché i nostri soldi li portiamo su banche tradizionali, banche che applicano la leva finanziaria di 1 a 500, che vuol dire che quando voi portate i vostri 1000 euro, dico una cifra molto semplice che si capisce, i vostri 1000 euro di stipendio in banca, la banca con quei 1000 euro fisici che gli avete portato, va a chiedere prestiti alle banche, alle altre banche, ottiene altri 9.000 euro di prestiti e arriva a 10.000. Con quei 10.000 va sui mercati finanziari speculativi, quelli che hanno causato la crisi del 2008, e con quei 10.000 euro che sono già virtuali ne controlla derivati per un controvalore di 500.000 di euro. Per cui sappiate che il vostro stipendio, voi pensate che valga 1.000 euro, no, vale 500.000 di euro sul mercato finanziario. È moltiplicato per tutti gli italiani. Ma ribadisco, questo è un problema culturale, perché l'unico istituto finanziario etico in Italia ha 40.000 soci, quando gli italiani siamo 60 milioni. E ribadisco che è un problema non solo, diciamo, etico, è persino economico, perché sfido di voi a dirmi chi sa il fatto che negli ultimi 10 anni le banche etiche europee, che sono 27, hanno guadagnato 3 volte di più delle grandi banche tradizionali. Quindi non solo gestiscono il denaro in maniera più etica, ma fanno guadagnare di più. Sono dati ufficiali, il rendimento medio delle banche etiche è 3 volte quello delle banche tradizionali, mentre le sofferenze sono 3 volte più basse. Guarda caso, le sofferenze penso che avete imparato tutti a sapere che sono i crediti che poi difficilmente tornano indietro. Quindi è tutto un problema culturale. E ovviamente siamo stati fino a mezzanotte. Ha senso, no? Cioè, noi con la conferenza stampa abbiamo finito, no? Poi se volete incontrare Girotto, quelli qua presenti, noi abbiamo organizzato questo nel giro di 2 giorni, non è che possiamo fare più di questo, era soprattutto per la stampa, ma anche per informare i soci, diciamo, che sono potuti venire, quelli che sono attivisti, eccetera. Quindi faremo, o prima di fine anno, all'inizio del prossimo anno, un grande incontro dove potete richiedere di più evidentemente ai presenti, a Gianni, eccetera, e soffermarci anche su queste altre problematiche. Io ringrazio tutti quanti. Posso fare una domanda? Il microfono.